Durante la prima puntata di Temptation Island, Isabella e Manu sono diventati protagonisti della serata, con una storia che è tutto un programma. Manu ha commosso i telespettatori quando ha spiegato di non sentirsi accettato dalla fidanzata, per via delle loro situazioni economiche così diverse. Sente che Isabella lo continua a sminuire nella vita di tutti i giorni, per il suo umile lavoro. Le parole di Manu hanno commosso anche alcune delle fidanzate presenti nel pinnetto. Isabella ha cercato di smentire la versione data dal fidanzato, spiegando che sminuisce il suo lavoro, perché sa che non è ciò che lui vuole davvero fare. La situazione degenera quando Isabella riceve un video durante il primo falò. Scoppia in lacrime e decide di smettere di vedere il filmato. Dopodiché, annuncia di volere già un confronto faccia a faccia con Manu. Una segnalazione è stata fatta sui social, riguardante proprio Isabella e Manu. Secondo questa segnalazione, la loro storia sarebbe falsa, e lei avrebbe fatto domanda per entrare in TV, usando il nome del fidanzato. Ecco l'indiscrezione. È tutto falso. Lui è stato costretto da lei, abbiamo fatto i casting lo stesso giorno. Lui guida i tram, o la metro, non ricordo. Ma lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in TV. Togliete le maschere. Che ne pensate? Anche secondo voi Isabella e Manu stanno fingendo? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.